Eleonora e Sally erano sole in casa. Le avevo chiamate per avvertirle che avrei tardato. Benvenuti in Soffitta, il canale delle donne che hanno plasmato un'epoca d'oro del cinema italiano con la loro bellezza e il loro talento. Oggi preparatevi a un tuffo nel passato perché parleremo di una vera icona degli anni 70, Rosalba Neri. Questa donna era la quintessenza della bellezza e della sensualità nel cinema di quegli anni. Preparate popcorn perché oggi stiamo per esplorare la vita e i ruoli più iconici e sensuali di questa diva indimenticabile. Se ti sei perso una puntata del podcast, non disperare, la puoi recuperare nella playlist dedicata. Ti lascio il link nella descrizione del video. Se ancora non sei iscritto alla Soffitta, iscriviti per rimanere sempre sintonizzato sui miei contenuti. Perché, mi pare proprio il caso di dirlo, ne vedremo delle belle, belle, bellissime come la nostra Rosalba Neri. Ma non ti piace? No, mi piace. Sai, ti osservavo oggi mentre spaccavi la legna. Tu devi essere un uomo molto forte. In vita mia non ho mai conosciuto uno forte come te. Forse preferisci la vodka. Rosalba Neri, nata il 19 giugno del 1939 a Forlì, in Italia, è una bellezza italiana doc che ha portato il cinema italiano nel mondo. Rosalba ha iniziato la sua carriera nel cinema all'inizio degli anni 60 e, ragazzi, che carriera! È diventata famosa per i suoi ruoli in film horror, peplum, spaghetti western e commedie erotiche, spesso in ruoli di donna affascinante, talora anche crudele. Ma non è stata solo un simbolo di sensualità, è stata un'attrice versatile che ha saputo affrontare ruoli complessi e sfaccettati. Ha lavorato con alcuni dei più grandi registi dell'epoca e ha lasciato un'impronta indelebile nel cinema italiano e internazionale. Rosalba Neri ha iniziato la sua carriera cinematografica nel 1958 con Molli pericolose, diretto da Luigi Comencini. Già dai suoi primi passi nel mondo del cinema si intuiva che quella ragazza aveva qualcosa di speciale. Nel 1960 entra nel mondo dei peplum con Il sepolcro del re e Esther and the King, dove interpreta i personaggi leggendari con una naturalezza e un fascino che poche potevano eguagliare. E che dire del suo ruolo in Grandi condottieri del 1965, dove interpreta Delia? Ragazzi, era una visione. Prima di addentrarci nei suoi ruoli cinematografici, facciamo un salto nel mondo delle riviste dell'epoca. Ah, Rosalba e le riviste erotiche, una combinazione esplosiva. Immaginatevi, sfogliando quelle pagine patinate, quegli scatti che avrebbero fatto alzare le temperature anche in Antartide. Nelle riviste come Playman, Playboy, Caballero e altre pubblicazioni dell'epoca, Rosalba era una presenza costante. E come dimenticare quelle pose? Ogni foto era un mix di eleganza e di provocazione, un gioco di sguardi che ti faceva pensare: questa donna sa esattamente cosa sta facendo. Eh sì, lo sapeva davvero. Parlando di Rosalba Neri, non si può ignorare la sua capacità di essere sempre stata un passo avanti nel suo tempo. Oltre ad essere una diva delle riviste e un'icona di bellezza, era una forza della natura sullo schermo, un talento vero che ha saputo incantare generazioni di spettatori. E a questo punto vorrei conoscere anche la tua opinione. Scrivimi in un commento cosa ne pensi e se il video ti sta piacendo non dimenticare di farmelo sapere con un like. E ora lasciatemi dire che alcuni dei suoi ruoli, diciamo, più piccanti sono quelli che l'hanno resa famosa. Negli anni 70 la nostra Rosalba diventa un vero simbolo di sensualità. Prendiamo Lady Frankenstein del 1971, dove interpreta Tania Frankenstein. In questo film Rosalba non si limita a mostrare la sua bellezza, ci regala una performance erotica che mescola orrore e sensualità in modo unico. E poi c'è The Devil's Wedding Night del 1972, dove interpreta Lady Dracula, una performance che lascia il segno con scene che, mettiamola così, non è per i deboli di cuore. Rosalba qui è un'icona che trascende il tempo. Non dimentichiamo poi i suoi ruoli in film gialli e thriller come 29 Woman del 1969 e Top Sensation. In questi film Rosalba mostra tutto il suo talento nel bilanciare sensualità e una profonda capacità recitativa.
Nel mondo degli aerospy, Rosalba ha dato prova delle sue doti interpretative in film come Super 7 chiama Cairo del 1965, mostrando un mix irresistibile di fascino e mistero. E poi i western all'italiana. Chi può dimenticare la sua presenza in film come Johnny Yuma e Arizona Colt? Per i fan del western all'italiana, la Neri non delude. Con film come Arizona si scatenò e li fece fuori tutti, un film del 1970 diretto da Sergio Martino, al suo debutto in un film di finzione dopo aver diretto una serie di documentari e il sequel di Arizona Colt. Sartana non perdona del 1968 e ancora Lo chiamavano 3-7, giocava sempre col morto, un film western del 1973 diretto da Giuliano Carnimeo e molti altri. Rosalba ha dimostrato che poteva reggere il confronto con i migliori del genere. Rosalba Neri ha anche collaborato con il regista Gio D'Amato, noto per i suoi film erotici, in film come La rivolta delle gladiatrici del 1974. In questo film la Neri mostra tutto il suo talento in un contesto audace e provocatorio. Eleonora è sempre alla ricerca di emozioni nuove. È inesauribile nell'invenzione del piacere. Quella sera ebbe l'idea di invitare Rocco. E poi arriva la metà degli anni 70 e Rosalba decide di lasciare il cinema. Una scelta che ha lasciato un vuoto nel cuore dei suoi fan, ma che rispettiamo. Rosalba ha sempre saputo quando era il momento giusto per ogni cosa. Ma non è tutto però. Nel 2002 Rosalba Neri ritorna sotto i riflettori in modo diverso. In Germania è uscito il documentario Rosalba Neri, The Italian Sphinx, dove l'attrice stessa racconta la sua esperienza nel mondo del cinema. Un vero tesoro per i fan e per chi vuole scoprire di più su questa icona del grande schermo. Mentre concludiamo questo episodio dedicato a Rosalba Neri, mi trovo a riflettere su quanto sia stata più di una semplice attrice. Rosalba ha incarnato un'epoca, un'icona di bellezza e sensualità, ma anche una pioniera in un'industria dominata dagli uomini. Ha saputo scegliere ruoli che sfidavano le convenzioni, portando sullo schermo una forza e un carisma che ancora oggi rimangono ineguagliabili. Rosalba Neri, con la sua eleganza, il suo talento e la sua indimenticabile presenza, ci ha regalato momenti di vera arte. Una donna che ha saputo essere tanto una diva quanto una pioniera, lasciandoci un'eredità cinematografica che continuerà ad ispirare e affascinare per generazioni a venire. E cliccando sul video qui accanto potrai scoprire cosa è successo a quest'altra indimenticabile attrice.